Amici di Calcio Pazzo, che devo fare? No, dico a voi, che devo fare? Io ho cercato di vestirmi in una maniera più che si avvicina di più al Benevento, squadra che comunque mi farebbe piacere venisse in Serie A e anche secondo me attrezzata a livello di rosa per venire in Serie A. Ma c'è un problema che secondo me è insormontabile, o lo risolve subito, oppure la Serie A ve la scordate, io ve lo dico. Ma non vi è bastato vedere lo scorso anno quello che cazzo ha combinato, quell'incapace? Perché quello è stato un grandissimo attaccante. Ma allora giocassi in attacco insieme a Coda? Ma la panchina non è per te. La panchina lasciala perdere, fa un'altra cosa, vai a pesca. Non vi è bastato vedere che ha fatto l'anno scorso col Bologna? La stava mandando a picco, a piombo, come i palombari, eh? Non vi è bastato, no? Che se non arrivava Mihajlovic, il Bologna veramente faceva una stagione di merda e retrocedeva. Dice, vabbè, però sai, scendendo di categoria, può essere che riesce a dimostrare il suo valore, del resto anche col Venezia non era andato malaccio, e diamogli un'opportunità. Inizia la stagione, prima partita ufficiale, patapà, sconfitta in casa col Monza in Coppa Italia. Reparti scollegati, senza gioco, difesa ancora a brodo. Dice, vabbè, però sai, anche la Roma l'anno dello scudetto, l'ultimo scudetto del 2001, perse, venne eliminata dall'Atalanta in Coppa Italia. Poi però magari farà una grande stagione. Inizia il campionato contro il Pisa, che comunque è una neopromossa e tu sei una candidata alla promozione. C'hai comunque un fior fior dei giocatori, c'hai un attacco con Sau e Coda. 0-0. Ma 0-0 con un gioco molto mellifluo, insomma, che cazzo vuol dire mellifluo, però sempre soliti reparti scollegati. Pochissime azioni create, forse soltanto da palla ferma, forse un tiro in proda, ma poi il colpo di testa di Coda, tutto da palla ferma. Cioè, che cazzo ha creato il Benevento alla fine? Strigni, strigni. Cioè, la vera occasione ce l'ha avuta il Pisa verso la fine, calcio di rigore, e Montipò, che comunque è un portiere, fa le sue cazzate. Montipò, parliamoci chiaro. Cioè, io fossi nel Benevento avrei puntato a un portiere magari con un po' più di esperienza. Montipò fa le sue cazzate, però oggi ha fatto una parata spettacolare, si è buttato sull'angolino basso e l'ha presa. Quella è più, secondo me, è stato calciato, non è stato calciato malissimo, era anche bello potente. Oh, distinto, si è buttato come un gatto, tac. E qui dovete ringraziare Montipò. Mandatelo via, quell'incompetente, mandatelo via subito, altrimenti sono cazzi, altrimenti la Serie A ve la scordate. Ve lo dico, con tutto il bene che vi voglio, ve lo dico, Benevento, poi è una città romana, Beneventum, quindi comunque c'è un legame. Mandate via quell'incapace subito! Stacca!